attimi difficili, in questi minuti a che cosa si pensa? A quando riapriremo, spero il prima possibile. Spero che ci sposteremo da qualche altra parte, perché qui ci vorranno, credo, settimane per ripulire tutto, mettere a posto. Le medicine sono tutte perse, credo il 90% della merce. Parliamo di danni per centinaia di milioni di euro. Centinaia di migliaia di euro sicuramente, tra medicine, mobili, macchinari, un danno incredibile davvero, non ho parole. Le persone che cosa vi stanno dicendo, quelle che ora passano dove venivano quotidianamente ad acquistare i farmaci, che cosa vi dice la gente? Allora, guardi, ieri tutte le persone sono venute per darci una mano, eravamo tutti sporchi di fango, ci hanno aiutato, ci hanno fatto cambiare a casa, sono state veramente delle persone di cuore, io veramente non so come ringraziarle. E anche oggi sono tutte disponibili, ci hanno detto che insomma quando vogliamo, se vogliamo, sono disposte a darci una mano, però finché i vigili del fuoco non liberano tutto possiamo fare ben poco. Voi siete pronti a ripartire già avendo un locale a disposizione? Se ci danno un locale a disposizione, appena troviamo un locale disponibile, noi faremo il possibile per ripartire il prima possibile, perché non possiamo stare chiusi. Ovviamente è un'attività indispensabile per i cittadini. La farmacia è un luogo di salute.